punk rock per potentemente esploso con tutta la suppellenza di locali di tendenza ormai consuetudine assistere ai concerti dei Ramon Television Blondi. I circoli culturali della grande mela si agitano onda musicale rumorosa, veloce, realmente anarchica, e la new wave così chiamata per la sua estremistica energia negativa in contrasto con la più moderata new wave. Glenn Branca è uno dei personaggi fondamentali di quel panorama. La performance dei gruppi da lui diretti sono provocazioni tra le più estreme di quella realtà dispersa tra i luoghi di Manhattan. Dal 1979 Branca inizia a scrivere lavori esclusivamente strumentali con telluriche performance in cui svolge una serie di chitarre elettriche accordate in maniera non canonica a volume particolarmente alto. È una noise rock dissonante e distorto che segna un eccitante punto di contatto tra scena d'avanguardia e pop delle scosse. Di Ranaldo, ragazzo di provincia, si trasferisce a Brooklyn, con quali dolori che diventa casa, dormitorio e sala prove. King Gordon, dopo qualche tentativo universitario a Toronto, decide di seguire gli stessi a soddisfare i propri influssi creativi. Frequenta nell'ordine una scuola d'arte e una piazza moderna che comincia a suonare lo strumento. Si trasferisce stabilmente a New York. Carson Moore aveva cominciato a fare rapide escursioni newyorkesi con gli amici per assistere ai concerti dei gruppi che più amava. Nel 1980 Moore e Ranaldo si conoscono e dopo vari avvicendamenti la bassista King Gordon entra a far parte della band. Nel giugno del 1981 Carson Moore organizza il Nat Festival, 9 giorni di concerti. Per l'occasione Moore ribattezza la sua formazione Sonic Youth. Una settimana dopo il festival Moore, Ranaldo e la Gordon sono alla White Columbus a provare nuovi brani. La storia dei Sonic Youth è una storia vissuta sulla corda tesa tra l'amore verso qualcosa di profondamente personale e la castrazione delle emozioni, in un universo che si stempera in cinica ironia. Si dice che ogni arte riflette l'ambito sociale che la produce. Per i Sonic Youth la citazione calza a pennello. Per i Sonic Youth, mai del tutto accettati dal punk e certamente rigettati dal mondo discografico ufficiale, un destino strano. Adorati da quasi tutti i gruppi che in un paio di stagioni hanno raccolto fama e gloria, restano per molti appassionati del rock un oggetto assolutamente misterioso. On the floor, bulgy, 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 like a sock. Tied with forever, bulgy, 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 far away. Won't you say bulgy, bulgy, bulge, check your eyes, head. Hold your breath, bulgy, bulgy, bulge, take a phone and blow. Yeah. All these tears and blow out. So we've got to fly. Get the better love. Bye, shabby, shabby, shabby. Bye.
Yeah.
Let's break it down.
Bye.
you'll find out. Oh,
Terrorista.
resisteremo anche noi. Forse facendo il liscio faremo i soldi anche.